Ciao a tutti, sono Sandro 2011. Proseguiamo in questo video il discorso sui beni che abbiamo iniziato nel video precedente, sui beni, sui costi dei beni. Nel video precedente abbiamo visto che in ogni era ci sono 5 beni, che bisogna sempre mettere i beni per i quali si è sbloccato il bonus nella mappa continente, gli altri si utilizzano al mercato e si scambiano con i beni per i quali non abbiamo il bonus. Abbiamo parlato poi di mercato equo tradizionale, che è il mercato in cui si scambia un bene per un bene della stessa era, oppure per due beni dell'era precedente, oppure per mezzo bene, in sostanza due beni di quest'era, con un solo bene dell'era successiva. E questo è legato al discorso dei costi, perché per produrre i beni si utilizzano materiali e monete, e ogni era, in linea di massima, i costi di materiali e monete raddoppiano, quindi è giusto fare uno scambio di un prodotto di un'era con un tasso di 2 a 1 con quello dell'era successiva, perché nell'era successiva servono il doppio dei materiali e delle monete. Abbiamo visto poi che questo rapporto tradizionale, questo mercato equo tradizionale non corrisponde sempre a quello reale, corrisponde fino al basso medioevo. Con l'era coloniale le cose cambiano perché i prezzi, i costi cominciano ad essere diversi, cominciano a diminuire, e quindi uno scambio reale richiederebbe in effetti che l'era successiva si cede, cioè non è più 2 a 1, ma magari è 1 e mezzo a 1 o cose del genere. Abbiamo anche visto che per fare uno scambio equo reale bisognerebbe considerare anche la dimensione dei beni, la dimensione degli edifici che producono i beni, perché chiaramente se io occupo il doppio dello spazio, anche se i costi dei beni sono lo stesso, lo spazio costa, lo spazio vale molto su Fortune Empires. Mi hanno detto che questo è anche il motivo per cui scambiare beni di era successiva con beni dell'era precedente è conveniente perché si occupa molto meno spazio, oltre ad avere in realtà dei costi inferiori al doppio considerato in genere. In questo video vediamo che cosa succede dopo l'era progressista. Nel precedente video ci eravamo fermati all'era progressista. Abbiamo visto che già dalla coloniale in poi questo rapporto di 2 a 1 non era corretto, ma successivamente all'era progressista le cose diventano ancora più complicate. Ci sono parecchie novità, parecchie differenze rispetto a quello che abbiamo detto finora. In particolare c'è l'introduzione dei beni rifiniti e non rifiniti. Nel video precedente avevo erroneamente detto beni raffinati, no? Invece il termine esatto usato da Forge of Empires è beni rifiniti. I beni che abbiamo visto fino adesso sono sostanzialmente sono i beni non rifiniti, fino adesso non c'era la doppia tipologia dei beni. Andiamo però nel gioco per vedere esattamente di cosa si tratta. Allora, qui siamo su Sirgard, nell'era spaziale di Marte. In questo stesso mondo avevo costruito nell'era precedente tutte le produzioni di beni dall'era del bronzo fino all'era progressista. Ho levato tutto, ho lasciato soltanto qui c'era lo stagno, se vi ricordate, l'era progressista, e ho messo beni delle ere successive. Vedete, qui abbiamo l'era moderna, qui abbiamo il domani, contemporanea, futuro oceano e così via. Diciamo, in questo video quindi partiamo dall'era progressista o dall'era moderna, insomma, e arriviamo fino al futuro virtuale, perché nelle ultime due ere aperte, l'era spaziale di Marte e l'era della fascia degli asteroidi, cambiano ancora molto le cose. Ok, allora, se vi ricordate, questo era lo stagno nell'era progressista. Abbiamo visto che per produrre 20 beni avendo il bonus, quindi la produzione di un giorno, richiedeva costi per 16.000. Vediamo adesso che cosa succede nell'era successiva. Quindi dalla progressista andiamo all'era moderna. La prima cosa che salta all'occhio è che 9.600, quindi meno di quelli che servivano prima. Come mai? Da 16.000 è diventato 9.600, una riduzione anche abbastanza sostanziale. Noi ci si chiede, ma come? Adesso i beni cominciano a costare di meno? Allora questo stravolge completamente il discorso del costo dei beni e del rapporto 2 a 1 fra l'era e l'altra. In effetti, se approfondiamo le cose, non è esattamente così. Se torniamo allo stagno, vediamo che per produrre 20 stagno servono 16.000 monete e 16.000 materiali. E basta.
Che altro serve? Beh, serve la popolazione che io ho dovuto mettere per produrre lo stagno, serve la falicità che se no questa popolazione produce di meno, e insomma servono un po' di cose. Vediamo che cosa succede invece nell'era moderna. Nell'era moderna qui abbiamo la fabbrica di aromatizzanti, servono soltanto 9600 beni per produrre 20 aromatizzanti, però c'è una novità, vedete? 20 pesce. Cioè, per produrre gli aromatizzanti serve la pesce, cioè da ora in poi, dall'era moderna in poi, per produrre dei beni, oltre a monete e materiali, servono dei beni di ere precedenti, in particolare di tre ere prima. La pesce è dell'età coloniale, quindi per produrre beni dell'età moderna servono beni dell'età coloniale. Da qui esce il discorso dei beni rifiniti e non rifiniti. Il bene rifinito sarebbe questo, sarebbe l'aromatizzante, il bene dell'era moderna. I beni dall'era moderna in poi vengono detti beni non rifiniti, beni rifiniti, scusate. Per produrre un bene rifinito servono dei beni non rifiniti, in particolare la pesce, in questo caso. Per ogni bene serve un bene diverso. Abbiamo 5 beni nell'era moderna, per ognuno di questi 5 beni serve uno dei beni dell'era coloniale. Quindi vedete, la fabbrica di aromatizzanti richiede la pesce. Deposito beni, fiore, che significa? Dall'era moderna in poi non abbiamo più i depositi, non troviamo più i depositi che ci danno il bonus, ma il bonus è lo stesso di un bene dell'era precedente. Attenzione, non è la pesce. Qui noi dobbiamo produrre il pesce, cioè ci serve pesce come bene non rifinito per produrre aromatizzanti come bene rifinito. La pesce richiede, lo vediamo qui sopra, richiede il deposito di beni in legno di legno, il legname, invece gli aromatizzanti come deposito richiedono il fiore, quindi in sostanza la tintura. Quindi ci diciamo che per ogni bene dell'età moderna in poi abbiamo due altri beni che in qualche modo ci interessano. Un bene è il bene, in questo caso la pesce, che è il bene non rifinito che ci serve per produrre. Proprio per produrre, noi dobbiamo dare per produrre 20 aromatizzanti, dobbiamo dare 20 pesce. L'altro bene è il bene che ci dà il bonus, cioè se io ho il bonus della tintura, questo bonus mi vale anche per gli aromatizzanti. Questo ha vari significati. Qual è il significato? Il primo significato è che appena entrate nell'era moderna non avete bisogno di sbloccare il bonus, potete mettere direttamente la produzione. Andiamo allora sulla mappa. Non sulla mappa continente, ma sull'albero delle tecnologie. Andiamo nell'era moderna, abbiamo detto. Basso medioevo, industriale progressista. Ecco, questa è l'era moderna. Vedete, quando entrate nell'era, appena entrate nell'era moderna, qui avete i nuovi beni. Vedete, cemento armato, imballaggi, materiali di lusso, alimenti pronti e aromatizzanti. Ok? Se vedete però questi beni, vedete per esempio imballaggi, richiede l'albero, in sostanza richiede la legna, il cemento armato richiede la roccia, richiede la pietra, quindi in sostanza se voi avete già i due bonus delle ere precedenti, dell'era della pietra in questo caso, dell'era del bronzo in questo caso, e quindi potete direttamente produrre con bonus due beni dell'età moderna. Quindi appena entrate nell'età moderna, non preoccupate subito, pensate subito alle produzioni, andate a vedere di quali avete il bonus, lo vedete da questo flag verde, vedete? In questo caso qui ho tutti entrambi i bonus, mentre qui anche ce l'ho, e qui anche ce l'ho, mi manca un solo bonus. Vi ho spiegato nel video precedente che si hanno originariamente soltanto due bonus, ma se ne trovano altri, se ne trovano altri proprio perché in un momento hai due bonus che avevo in precedenza. Esplorando poi la mappa continente, trovo dell'età moderna, trovo dei bonus aggiuntivi. Andiamo a vedere la mappa continente. Quindi qui abbiamo la mappa continente dell'era moderna e vedete che sblocchiamo dei nuovi bonus, però sblocchiamo dei bonus relativi a beni che già avevamo. Qui sblocchiamo il bonus per la tintura e qui sblocchiamo il bonus per il filo. Quindi noi, una volta entrati nell'età moderna e sbloccati i relativi bonus, possiamo produrre di nuovo beni dei tre precedenti, dei quali non avevamo il bonus, adesso ce l'abbiamo. Il bonus della tintura e il bonus del filo. Il bonus della tintura, oltre che per la tintura, no, ce lo devo solo mettere sopra il mouse, non devo aprire. Ecco, il bonus della tintura ci fa produrre la tintura, ma anche l'aromatizzante dell'era moderna.
Il mono del filo ci fa produrre il filo, ma anche il nanofilo, che sarà un prodotto di un'era successiva del futuro virtuale, mi sembra, del futuro artico, non so. Quindi noi a mano che andiamo avanti nella mappa continente sblocchiamo dei nuovi bonus di ere precedenti, ma i bonus delle ere precedenti servono anche per sbloccare i bonus della nuova era. Quindi noi, per gli aromatizzanti, vedete, possiamo già avere il bonus e l'abbiamo già sbloccato in era precedente. Però attenzione, oltre ad aver sbloccato il bonus, dobbiamo anche avere la produzione di pesce, in questo caso del bene non rifinito corrispondente. Dove li prendiamo i beni non rifiniti? Beh, certo, se ce li abbiamo, li ho rimessi da parte dall'era precedente. Diciamo che i beni non rifiniti sono di 3 ere prima, quindi dall'era moderna andiamo al coloniale. E così via per ogni era successiva. Possiamo averli messi da parte, possiamo rimettere le produzioni, però diventa pesante anche per questioni di spazio, dobbiamo mettere il doppio della produzione. In qualche modo ci vengono incontro i grandi edifici. Perché? Che cosa succede? I grandi edifici, non so come Babele, Faro, ce ne sono tanti che producono anche dei beni, fino all'era progressista producono i beni della loro era. Dall'era moderna in poi non producono più beni della loro era, ma producono beni di 3 ere prima, quindi in sostanza producono i beni non rifiniti. Quindi tutti questi beni, che la pesce e tutti gli altri che a me serviranno per la produzione dell'era moderna, li andrò a prendere, se sto nell'era moderna, dai grandi edifici che producono beni, il Faro, Babele, mi sembra il caso, ce ne stanno tanti, San Marco, ce ne stanno tanti gli edifici. Quindi se io ne ho abbastanza, anche senza rimettere le produzioni, diciamo che i grandi edifici mi danno i beni che mi servono, non mi danno direttamente i beni di quest'era, ma mi danno i beni che mi non rifiniti, che mi servono per produrre i beni rifiniti di quest'era. Questa è una cosa che in genere non piace, dice come, non mi dai più beni dell'era mia, diciamo che però ne dà la quantità doppia. Questo lo possiamo andare a vedere, non qui perché dobbiamo andare su un mondo dove non ho ancora messo Babele, andiamo su carta un attimo. E qui ogni volta che apro un mondo nuovo si blocca. Eccoci, qui siamo su K, nell'era coloniale. Andiamo a vedere qui i grandi edifici. Andiamo a vedere Babele. Siamo venuti su questo mondo perché mi serviva un mondo in cui non avevo ancora messo Babele. Ok? Qui ho tutto pronto, però non l'ho mai messa. Se parlo sulle informazioni, mi dice come bonus di produzione. Produzione beni. Produce 6 beni attuali, questo a livello 1, chiaramente poi vanno aumentando. Dall'età moderna in avanti produce invece 12 beni non rifiniti. Quindi è vero che non mi dà più beni della mia era, ma mi dà beni di 3 era prima che mi servono per produrre i beni della mia era, però me ne dà la quantità doppia. Quindi dall'era moderna in poi tutti i grandi edifici cominciano a dare beni non rifiniti, però ne producono il doppio. Ok, torniamo su Sirgard, vediamo se si blocca di nuovo. Ogni volta che sto cambiando mondo qui il gioco si blocca. Questa volta sembra che ce l'abbiamo fatta. Stavamo dicendo i beni rifiniti, non rifiniti. Ok, allora volevo farvi vedere a questo punto una tabellina. Una tabellina Excel. Ok, qui ho fatto non ci sono calcoli su questo file, beni non rifiniti. Qui per ogni era ci sono i beni della propria era, chiaramente per il bronzo non ci sono marmo, legname, non esistono beni non rifiniti. Quando arriviamo all'era moderna, nell'era moderna abbiamo alimenti pronti, cemento armato, aromatizzanti, materiale di lusso, imballaggi. Per ognuno di questi beni ho accanto qual è il bene non rifinito, quindi per produrre alimenti pronti serve il caffè, vedete che sono i beni di 3 ere prima del coloniale. Per il cemento armato serve il filo, per gli aromatizzanti serve la pesce e così via. Quindi i 5 beni del coloniale li troviamo come beni non rifiniti in ordine diverso per i beni dell'età moderna. A loro volta nell'era postmoderna mi servono come beni non rifiniti i beni dell'era successiva, quindi dell'era industriale, carbone, fertilizzante e così via. Quindi per ogni era mi servono i beni e così via, fino al futuro virtuale, per il quale servono come beni non rifiniti i dati biogeochimici, che sono i beni del futuro. Allora, i dati biogeochimici sono beni rifiniti o non rifiniti? Beh, per il futuro sono beni rifiniti, per i quali servono risorse rinnovabili come beni non rifiniti. Per il futuro virtuale, i dati biogeochimici sono invece i beni non rifiniti che servono per produrre le criptovalute, che sono il bene rifinito.
Forse ho fatto un po' di confusione. Comunque, il senso è questo: che ogni bene utilizza come bene non rifiniti quelli di 3 ere prima. Quindi, lo stesso bene che in un'era è un bene rifinito, 3 ere dopo diventa un bene non rifinito. Ok, dall'era spaziale di Marte e degli asteroidi, ho detto poi dopo funziona in maniera diversa: non ci sono più beni non rifiniti, la produzione avviene in maniera completamente diversa. Ok, torniamo sul nostro mondo, su Sirgar. Adesso volevo riprendere quel discorso di qual è il costo dei beni per decidere quanto il rapporto di cambio che va fatto. Allora, abbiamo detto, se vi ricordate, che per lo stagno nell'era progressista servivano 16.000 beni. Nell'era successiva, nell'era moderna, servono 9.600, però servono 20 di pesce. Ok? Allora noi in realtà, ecco perché sono di meno. Perché io devo considerare non solo questi 9.600, ma anche i beni che ci servono per produrre 20 di pesce. Che quanti beni ci servono per produrre 20 di pesce? Torniamo di nuovo su K, se non si blocca di nuovo il sistema. Ok, se io apro la pesce, vedete, per produrre la pesce mi servono 9.600. Quindi in realtà, per produrre 20 aromatizzanti, io uso 9.600 per il costo. Più i 9.600 del costo della pesce, quindi in realtà il costo non è 9.600, ma è 19.200, è il doppio. Quindi nel costo dei beni dell'era moderna in poi dobbiamo considerare anche il costo del bene non rifinito che dobbiamo utilizzare per produrre il bene rifinito. A questo punto, se noi, io qui ho fatto una tabellina col costo dei beni, vedete? Costo dei beni. Dal bronzo in poi abbiamo 400, 800 al ferro, 1.600 e così via. Fino al basso medioevo era sempre il doppio. Dal coloniale non era più il doppio, coloniale 9.600, industriale 12.800, progressista 16.000. Nell'era moderna 9.600, però in più devo considerare i 9.600 che avevo 3 ere prima per il coloniale. Ok? E quindi il costo totale è 19.200. La cosa poi si complica, perché se andiamo nell'era postmoderna, vediamo dove ho messo il bene nell'era postmoderna. Contemporanea, futuro, futuro attico, qui ho tutti i beni, non trovo quelli. Ecco l'era postmoderna. Nell'era postmoderna mi servono 11.200 beni più 20 beni della gomma, che sono quelli dell'era industriale. Quindi, se ho 11.000, se torniamo al file Excel, ho 11.200 beni più 12.800 che sono quelli dell'era industriale. Quindi, in ogni era ai beni che servono per produrre i beni della propria era, devo aggiungere il costo dei beni non rifiniti. Non solo, quando noi arriviamo al domani abbiamo 14.400. Vediamo qui dove era il domani, futuro, futuro artico, contemporanea, domani, eccolo qui. Per produrre, qui abbiamo la ricerca nutrizionale. Per produrre 20 ricerche nutrizionali abbiamo 14.400 beni, in più dobbiamo, materiali, scusate, in più dobbiamo utilizzare 20 alimenti pronti, ok? Quindi 11.200, no, dove stavamo? Nel domani, 14.400 più 9.600 mi servono proprio gli alimenti pronti. Ma gli alimenti pronti sono dell'era del moderna e anche per produrre questi a sua volta servono degli beni non rifiniti di era coloniale. Quindi in sostanza si crea tutta una filiera. Addirittura, se arriviamo al futuro virtuale, io nel costo dei materiali devo considerare quattro costi. Devo considerare il bene del futuro virtuale con il suo costo, poi devo considerare 16.000 che è il costo del bene non rifinito che è il bene del futuro, ma per produrre il bene del futuro mi serve un bene non rifinito di 3 ere prima che è della postmoderna, quindi 11.200. Per produrre quello dell'era postmoderna mi serve un bene dell'industriale 12.800, quindi in totale mi serve 64.000. In sostanza, se io voglio mettere un bene del virtuale e non ho grandi edifici che mi danno beni non rifiniti, non ho beni di ere precedenti, io devo mettere quattro produzioni, perché devo mettere il bene futuro virtuale, il bene non rifinito corrispondente del futuro, il bene non rifinito corrispondente per il futuro di 3 ere prima e così via. Quindi mi serve tutta una filiera. Ogni bene non rifinito mi produce il bene rifinito successivo che diventa bene non rifinito. Quindi il costo totale, attenzione, per il costo del futuro virtuale non è 24.000. Futuro virtuale dove ce l'abbiamo? Futuro oceanico, futuro artico. Futuro virtuale, eccolo qui. Non è 24.000, ma è 64.000, molto di più, perché devo considerare tutta la filiera, tutti i beni che mi sono serviti per produrre questo bene. Quindi in questa tabellina io ho il costo totale, vedete, di ogni era. Per
400, 800, 1600, nonostante io sommo tutti questi costi aggiuntivi dei beni ora finiti, vedete, ben lontano dal diventare il doppio. Il rapporto di cambio reale sarebbe all'inizio 2, poi passa 1,5, 1,33, 1,25, 1,20, poi ritorna, un po' aumenta, un po' diminuisce, qui addirittura 1,10. Vedete, se io cambio i beni del futuro oceanico e il futuro artico, addirittura il costo dei beni dell'era è lo stesso, 18.000. Quello che cambia è il costo dei beni non rifiniti. Quindi in totale c'è una certa differenza, ma è una differenza del 10%, una differenza minima quella dei costi. Questo discorso di questi rapporti che diventano così bassi ci consentirebbe, da un punto di vista di un cambio equo reale, non tradizionale, di scambiare con beni di 2 ere prima. Vedete, questo è il rapporto con beni di 2 ere prima. Quando è rosso significa che supera il 2 e quindi forte non ci consente di fare lo scambio. Però abbiamo visto che io posso scambiare un bene dell'industriale con un bene di 2 ere prima del basso medioevo e da un punto di vista del costo è esattamente il doppio, quindi posso fare 2 a 1. E dopo diventano ancora più bassi. Se io scambio un bene dell'era contemporanea 1,50 con un bene di 2 ere prima, quindi addirittura non solo 2 il rapporto 2 a 1, ma 3 a 2 in sostanza, 1,51, quindi 3 beni per 2 beni, però addirittura i beni posso prendere quelli di 2 ere prima e così via. Se noi arriviamo al futuro virtuale, un rapporto di 1,90 con beni di 4 ere precedenti. E quindi salta un po' tutto il discorso delle ere, il discorso del raddoppiare, e comunque chi ha bene il futuro virtuale non li darà mai con un cambio di 2 a 1 col futuro oceanico, perché ci rimette di costi, abbiamo detto che poi ci rimette di spazio, ci rimette in tutti i sensi. E quindi questo cambio del 2 a 1 vale per le prime ere, ma poi non ci contate più. Ok. Altre novità abbiamo nelle aree successive da considerare, perché abbiamo detto che nel costo di un bene noi dobbiamo considerare il costo reale, il costo dei beni non rifiniti, il costo dello spazio. Ci sono altre novità, perché se noi andiamo, per esempio, ecco qui nell'era contemporanea, per produrre la plastica, vedete la novità? Meno 100 di felicità. Cioè la plastica, sono industrie che danno smog, danno fastidio, quindi mettere una fabbrica di plastica mi dà meno 100 di felicità. Mentre invece, sempre nell'era, questa che cos'è? Abbiamo detto era postmoderna, abbiamo, no, vabbè, qui abbiamo nell'era dei contemporanei, abbiamo le ricerche bioniche che ci danno un 300 di felicità. Quindi vedete, adesso devo cominciare a considerare beni che ci danno la felicità e beni che ce la levano. E quindi per ritornare allo stato di prima, se un bene mi leva felicità, io dovrò mettere le produzioni di felicità, edifici di cultura e quindi altro spazio che viene occupato. Se invece ho un edificio come questo, come la dà la felicità, posso levare qualche edificio della cultura. Quindi nello spazio devo considerare anche la felicità e lo spazio della felicità. Devo considerare nello scambio da ere successive alle precedenti che a partire da una certa era, se non sbaglio, dall'era moderna, e i beni vogliono strade a due corsie, quindi le strade a due corsie occupano più spazio e quindi anche questo è un motivo in più per cui i beni delle ere successive hanno un costo diverso. Cioè, di fatto diventano talmente tante le variabili per cui si preferisce fare questo famoso rapporto 2 a 1, ma che è un rapporto che non vale più. Questa è una tabellina della felicità. Vedete, questi sono tutti i beni per ogni era in cui c'è della felicità in più o in meno. Quindi vedete, dati biomici più 50, gas meno 3,50. È chiaro che se io metto a produrre dati biomici ho felice di felicità, li scambio con gas e ci metto con un poverino che invece è tutta la popolazione triste. L'altra cosa, abbiamo detto che per costruire dei beni serve della popolazione. Chiaramente, quando io vado qui su una fabbrica di beni, mi dice quanta popolazione serve, vedete, per questo 5640. Se andiamo all'inizio, vedete, per l'età del bronzo 108 di popolazione, per l'età del ferro 230 e così via. La cosa interessante è che a partire da una certa età, se non sbaglio proprio dall'era moderna che abbiamo visto, questa è la postmoderna, questa è l'era moderna, sì, vedete qui 1200 nell'era progressista, nell'era moderna per gli alimenti pronti 1360, per il materiale di lusso anche 1360, no, è sempre 1360, quindi è da un'era successiva. Comunque, qui anche la tabellina della popolazione. Vedete, all'inizio è sempre uguale nella stessa era. Ecco, dall'era contemporanea,
L'era contemporanea, vedete, per i dati bionici serve 27,90 popolazione, per il gas 1480, praticamente la metà. Andiamo nell'era contemporanea. Era contemporanea, vedete, 1480 per produrre di gas, mi serve nuova popolazione, anche se però mi mette tristezza, perché ho meno 3,50. Mentre sulle ricerche bioniche, 2790 popolazione, è vero che mi dà felicità, ma mi serve molta più popolazione, quindi forse a questo punto pazienza della felicità, perché serve il doppio della popolazione, anche mi dà 300 di felicità per tutta la popolazione che serve, devo mettere altra felicità. Quindi nel costo reale dei beni andrebbe considerata anche la popolazione, insomma le variabili si moltiplicano, il costo dei materiali, il costo dei beni non rifiniti, il costo della felicità, il costo della popolazione, il costo delle strade, sono una o due corsie, per cui in sostanza questo cambio tradizionale 2 a 1 è soltanto una semplificazione, ma che non vale più. Non vale, nessuno ve li accetterà, non pensate, nel più andate avanti nelle ere e più sarà difficile trovare qualcuno che vi dà due beni dell'era precedente per un bene dell'era successiva. Succede a volte quando parte un'era nuova, nessuno ha i beni di quell'era e allora si fa anche lo scambio 2 a 1, però insomma non è la norma. Penso che sui beni abbiamo parlato abbastanza. Nel video precedente abbiamo parlato del cambio normale, del cambio tradizionale, abbiamo parlato dei beni fino all'era progressista. Adesso abbiamo parlato dei beni rifiniti e non rifiniti. Abbiamo fatto un video anche sui beni speciali. Rimane da dire qualcosa sui beni dell'era spaziale di Marte e dell'era successiva degli asteroidi. Soprattutto va detto che questi beni possono essere fabbricati in due modalità diverse, nella mappa, cioè nella città normale o nella città speciale, su Marte, sugli asteroidi, ma secondo in che ora siete potete fare solo una delle due cose. Ne parleremo meglio, qualcosa abbiamo accennato quando abbiamo parlato dei beni speciali. Finiamo qui, forse è stato un video un po' complicato, un po' pieno di numeri, il file Excel dove però ci stanno più che altro le tabelline, però se può essere utile appena possibile lo metto nel mio sito web, quindi vi darò un link per scaricarlo. E finiamo qui, alla prossima, buon game, iscrivetevi al canale, spero vi sia interessato, ciao a tutti.